Giuseppe, non voglio non parlare con voi, ho capito adesso che siete la zanzarina, zanzaretta, zanzaruna, zanzaruna. Andiamo. Andiamo, e io sono qui, sto partendo da Napoli. Sì. E io ci sono. Come stai? Benissimo, stavo discutendo di questo, è un casino, è nato un casino. Ma è nato un casino, tre anni e mezzo, amico mio, tre anni e mezzo. Ma dai, io non ho preso soldi da nessuno. Amico mio, dicono che hai preso un sacco di soldi, che devi restituire un milione, cioè, ma ce l'hai questi soldi poi da restituire allora, o no? Ma ecco dove ce l'ho, dove li prendo? Vado al casinò di Monte Carlo, gioco e li prendo e finanzio la curatella. Ma questo la curatella è un cretino idiota che... Chi è? E che ne so come si chiama, Gigio Getto, Gigino il puzzolente. La cosa fondamentale è che tu devi cacciare 1.100.000 secondo i giudici. Allora come faccio? Attraverso la zanzara, che siete voi, facciamo un appello, perché io su 1.200.000 vorrei rimborsare 50 euro. Tanto quanto basta che si comprino le noccioline e si mettono in una gabbia al posto delle scimmie. Davvero, al massimo do 50 euro, dici? Io al massimo pagherò 50 euro, dovessi aspettare l'appello, la cassa... Ma che bocca! Scusa, ma in banca, oggi in banca, se uno dovesse andare là a vedere quanto hai in banca... Esattamente, 2.800 euro. 2.800 euro sul conto? Sul conto solo 2.800. E certo, su che cosa? Ma con tutto quello che hai lavorato, tutti i milioni che hai guadagnato, amico mio! Ma quali milioni? Dai, il quinto della pensione, ma vadano a fanculo. Eccolo. Ti pignoreranno sicuramente un quinto della pensione. Quello è sicuro, quello è sicuro. Facciamo il punto, la pensione quant'è? 9.870 euro. Una pensione che vi basta elegantemente per vivere rispetto a tanta gente che non ha come campare. Vogliono sequestrarmi un quinto della pensione? Facciano. Questo della culatella è un'altra cosa. Sai cosa hanno fatto? E vi prego, se ridete su questo chiudo il telefono e vi mando il culo. No, mi risulta che hanno accelerato i tempi dell'eventuale risarcimento. Hanno detto, qualcuno ha detto, bisogna fare in fretta perché è vecchio, se ne va. Questo è brutto, questa è brutta. Voglio fuori il nome, immagino, questo dalla culatello bolognese, lì come si chiama. Cioè, no, tu dici ha chiesto di affrettare i tempi del sequestro. Pezzi di merda. Perché dice tanto questo, a questa età se ne va. Se qualcuno ha detto questa frase, facciamo in fretta, se no poi ci scappa perché se ne va il creatore, è un testa di cazzo, va bene? Però scusa, se devono andare a prendere questi soldi, dove li vanno a prendere? Hai detto che c'è 2.800 euro dentro... Sì, però sono i mobili, ho le giacche, ho i pantaloni, non posseggo un bene immobiliare. Scusa, ma dove cazzo l'hai messo i soldi che hai guadagnato? Pazzesco, giustamente diceva prima Parenzo, ti sei ridotto a avere 2.800 euro in banca e la pensione, basta. Bunga bunga, non c'entro. Però qualche volta al casino ci andavo. Quanti soldi hai perso al casino? 150-200 mila l'ho preso. Scusa, la casa la paghi, l'affitto paghi o no? Io pago l'affitto in una casa, sono subentrato in affitto in una casa che è di media 7. Dunque quanto paghi al mese? 3.000. Mi hanno detto che c'è un autista extracomunitario. L'extracomunitario sarebbe niente se non è un cretino. Ma perché è cretino questo poveraccio? Scusa, che c'ha? Che ha fatto? Sono cretino, non capiscono l'italiano e vogliono lavorare da noi. Facciano lavorare i nostri, che non voglio lavorare. Ho fatto una richiesta di ridurmi l'affitto. Sai di quanto me l'hanno ridotto? E li ringrazio. Ovviamente chi? 200 euro. Cioè Berlusconi tu gli hai chiesto, riducimi l'affitto? Beh, una società di Berlusconi. Ma non puoi andare a casa con tua moglie anziché avere la casa per i fatti tuoi? È semplice. Ma mia moglie vive a Roma. Il problema fondamentale è che tu non vuoi andare, mettere piede in una camera dove c'è tua moglie. Ma io lo capisco. No, una camera, una casa. In una casa. Voi mi prendete alla zanzara come sarebbe vostro dovere per invertire un povero ricchetto. Comunque, pure puoi andare a Arcore. Potrei coltivare le giraffe. È pieno di animali con la brambilla, come è finito male? La brambilla non c'entra niente, la brambilla non si deve vantare di niente. Come no? Perché Berlusconi amava gli animali. Prima della brambilla, poi per merito tuo? La brambilla e l'ha assunta come animalista. Sia un animale non c'è una grande simpatia tra signor Fede e la signora Brambilla. Sta sulle palle, che è ben diverso. Ma perché? Ma che è successo? In questo devo dire sono d'accordo col direttore. Io amo gli animali, ma questo fatto che la brambilla debba essere la porta a borse, che ne so, il problema degli animali mi ha rotto le palle. Lele Mora, come lo consideri il signor Mora? Ma sai che lui ieri ha detto che hai fatto la cresta? Ha fatto casomai una crestina. Se dovessi adesso sganciare questi soldi, cosa faresti? L'asta di ciò che ho, sono mobili antichi, cose eccetera, potrebbe anche andare bene. E la galera, scusa, 3 anni e mezzo? Un cazzo che vado in galera, non posso mica andarci, mi metterò nel servizio sociale. Certo non vado da Don Marzi. La sentenza di ieri fa amaramente ridere. E come dai a dare 1.000.000? Spiegami. Credo che questi signori...
signori della culatella, va bene, potrebbero consentire, curatella, potrebbero consentire la rateazione. Vabbè.